Buonasera raga, qua è Nex e bentornati sul canale. Oggi siamo ragazzi tornati su Clash Royale perché oggi siamo qua per aprire il nostro fottutissimo baule leggendario dopo la sfida che chi non l'avesse visto ragazzi la vado a vedere perché insomma è come mangiare il burro senza aver mangiato la mucca. Comincia già il disagio nei primi 30 secondi di video, che poi ne saranno passati siano 12, quindi ribella ragazzi, qua è Nex, oggi siamo tornati su Clash Royale. Oggi ragazzi siamo appunto ritornati per aprire il baule leggendario, il baule che abbiamo vinto lo scorso episodio cacciando la bellezza di 6 corone in 2 attacchi utilizzando la nostra scintilla. Questo baule dobbiamo fottutamente dedicarlo alla nostra scintilla che ci ha permesso di prendere ragazzi la scibola. È un qualcosa di veramente letale e come abbiamo visto in campo ha fatto fottutamente il devasto. E quindi quest'oggi vedremo cosa ci riserverà questo accidentaccio di scrigno. 500 gemme per farci saltare fuori. Oh, un lumberjack ragazzi, un bel boscaiolaccio di quelli che vanno a violentare la madre degli orsi. O come seconda cosa ragazzi un'altra bella principessa, perché se riuscisse anche a fare la principessa al 2 ragazzi sarebbe un qualcosa di letteralmente atomico. Ma adesso voglio base epica e non Lady Oscar come l'altra volta. Portatemi fortuna con un pollicione. E detto questo partiamo di volata ad aprirlo, e ripeto base epica. Ti ammazzo base epica. E dunque, questo baule leggendario ci riserverà a noi la settima leggendaria, che vi ricordo le gemme ragazzi come nello scorso episodio non ho bisogno di dire shop. No, questo baule leggendario riserva a noi una carta leggendaria, che in questo caso, ti prego trovami un boscaiolo, trovami una principessa. Vi giuro che se trovo il mastino, non perché non sia forte ragazzi, semplicemente perché io personalmente il mastino non lo voglio. Ragazzi io lo dico, se lo vedete uscire dal baule spegnete il dispositivo con cui state riproducendo questo video, perché vi posso assicurare che le parole che verrebbero fuori dalla mia bocca sarebbero tutto ciò che è contrario alle regole del buon costume. 3, 2, 1 e giri serrette dalla scintilla. Fanculo. Ragazzi troviamo un'altra fottuta scintillaggia. Porcaccia puttana. Vabbè ok, è la terza. Sulle zanzare. È la terza che trovo. Va bene, che comunque ci sta. Ovviamente appunto è grazie alla scintilla se abbiamo sbloccato questo baule leggendario. Ed è proprio la scintilla ad uscire da questo cazzo di baule ragazzi. Era destino che questo baule fosse all'insegna dei 3 anelli di cipolla fritti, fosse all'insegna del kebab, fosse all'insegna del Madonna Santa. Sto episodio ragazzi torniamo a fare 3 corone. Come vi avevo anticipato avremmo provato appunto la leggendaria. E ragazzi mi dispiace per il nostro avversario, ma si è capitata la scibola. Avrei preferito l'amberjack o principessa, ma ragazzi questa è quella che c'è stata da fuori. E noi con questa adesso andiamo a fare un bel mazzetto e ragazzi vi facciamo loro il mazzo tanto, quello grosso come piace a mia madre. Eccoci appunto davanti al deck che utilizzeremo quest'oggi. Come vedete appunto ho cambiato unicamente il zio Fester col principe nero, ma ragazzi almeno ci divertiamo ragazzi, dobbiamo divertirci. E quest'oggi vanno in campo le doppie carni in scatola, la difesa della scintilla, insomma la sua protezione è data da questi due affari in scatola. Queste due carni scatolate andranno a proteggerla, gli faranno fare delle orbitate della torre raga, che manco gli anziani allo spizzo quando si taglia le unghie raga, che partono che spaccano tutto. Comunque sì, vabbè non sto a spiegare il solito deck, perché ragazzi anche l'altra volta mi hanno usato questo deck, insomma cambia solo il Manzutin. Che mentre zio Fester va attaccato alla torre per insomma violentare la principessa, questo proprio sì, cioè no dalle mazzate, non è che si masturba. E ragazzi siamo dentro ai PRFR, stati da PRFR2 degli ABH, ragazzuoli, terza volta. Partiamo di conseguenza a vedere subito quale sarà il primo avversario in questione. Ragazzi dobbiamo festeggiare la nuova leggendaria, insomma la nuova vecchia leggendaria, insomma la doppietta cipollonica. E quindi partiamo di conseguenza ragazzi, adesso spariamo queste tre, vi giuro che voglio darci con una cattiveria tale che in confronto al calendario porno dei Maya è un fumetto di Paperino. E lo credo bene. Ma ragazzuoli vediamo subito se sarà il primo avversario. Ok ragazzi, torniamo subito e siamo contro Nugget e Cholo Budor, insomma quel lavoro lì. E ragazzi abbiamo la Dunga, abbiamo la Simitar, abbiamo la Zappa, abbiamo il Leva Tartaro e la Mega Rapa. E allora ragazzi vediamo, ok mandiamo giù zio Fester, quindi mandiamo giù subito il Leva Tartaro e teniamoci pronti. E attenzione, mandiamo giù anche, cosa mandiamo? Mandiamo, ok lo manda giù Gargamella, quindi aspettiamo un attimo e mandiamo il principe nero. E addosso con Manzo Team, addosso cattivo. Oh la Madonna Santa. Ok allora poleta, quindi facciamo la cotta. Mandiamo giù anche la principessa in mezzo e ok perfetto, mandiamo giù il mega sgherro che fermerà Gargamella. Ferma, no, Gargamella, madonna mia, ma oh che sto ronco. Ma non mi ubriacate la principessa. Maiali, scrofi, porci, popo, madonna mia.
Raga, non so neanche come sia morto Gargamella, ero troppo impegnato a offendere sto stronzo. Ma adesso ci pensa la scibola, ragazzi, che doveva andare dall'altra parte, ma ci sta. Ci sta! E addosso! Allora, facciamo un'altra cosa. Proviamo subito gli Evatartor che andano a terminare questo stronzo. Fate voi il ragazzo tampone. Intanto che prepariamo la doppietta in scatola. Prepariamola! E avanti con il principe nero. E giù anche con suo fratello in promozione. Attenzione, c'è la Simmendale in promozione. E cosa succede? Cosa succede, cazzo di... No, 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 lascia stare Zio Fester. Non me ne frega un cazzo di Zio Fester. Non è il mio obiettivo. Allora mandiamo giù la mega rapa che andrà a difendere la scintilla, così in caso ci butti su truppe stronze almeno le terminiamo. E adesso però porca troia la becchi. E no, ma la donna Poleta. Oh, ma oh, adesso se non me la prendi ti lavo i denti con lo spazzolone del cesso. Fino a... Oh, ma no ragazzi, scusate bene la volgarità, ma questa... Oh, ma adesso ha mollato? No, sì. Vedi ragazzi, e poi dite che non c'è gusto. Ma perché doveva finire così la partita? Vabbè ragazzi, comunque è troppo, cioè, devo, ok, devo avere un po' meno cattiveria. Un po' meno cattiveria ci sta, ragazzi. Sto qua poveretto che l'abbiamo orbitato, ma non è colpa mia, ma è colpa del fatto che non è una fata con dubbia identità sessuale, ma è il destino che ha voluto che ti beccassi un'inculata allucinante. Ragazzi, quest'oggi la scivola, io ve l'ho detto, ragazzi, che con questo si fa tre corone, non c'è niente da fare. Ma diamo un like di Ciolo Bouders e di conseguenza che si becchiamo la bellezza di 30 corone. 3 30 coppe, 3 corone, 16 fighissimissime monete. E ragazzi, niente, il bello che quittano tutti. Pensavo avendo levato lo zio di essere un pochino più scoperto, in modo da divertirci un po' di più. Ma ragazzi, porca tro, sono andati giù parte neanche tanto il principe nero quando la mega rapa, raga, la mega rapa ha terminato zio Fester. Vabbè, che ci aveva dato i colpi, basta, parla meno. E quindi, facciamo una cosa ragazzi, andiamo subito a prendere lei. E quindi, Abemus la grana, spoiliamo sti soldi, ragazzuoli. Madonna, state si vedendo già le ombre cinesi in gioco. E quindi carichi, vediamo se Sorry, non l'abbiamo già trovato. E ragazzi, siamo contro Jesus. No, Jesuis nungulo, Jesuis in culo. Sicuramente saporito. Come piace a mia madre. Oh la madonna, raga, attenzione, c'è la scivola. Attenzione, cozzata cipollesca, ragazzi, ci divertiamo. Cozzata cipollesca. Allora, madonna. Zappiamo ste rapace. Sì, perfetto. E avanti con l'Evatartor. Adesso ragazzi gli facciamo la troiata. Gli facciamo la troiata. Ai 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 amico. Ai ai ai, cosa succede? E avanti col principe nero. E ragazzuoli, mandiamo giù anche la principessa dietro. E madonna santa di purgo. E attenzione, spara addosso. No, le guardie, non i camerieri, brutti stronzi. Se avete la madre che ha un vestito vecchio. Nostra madre si veste con gli stracci dei poveri, madonna. No, sì, ragazzi, che culo. La scivola prima di morire, ha lasciato il segno. E quindi mandiamo giù lo spiritello di ghiaccio. Ciao, guarda, ferma sti barbascabbia, bravi. Neanche un danno. Madonna mia, ragazzi, lo prendiamo anche questo. E un'altra volta, ragazzi, facciamo un'altra cozzata cipollesca. Ma stavolta niente Levatartaro e mandiamo giù la mega rapa. Attenzione, difendiamola, ecco, lo sapevo. Scheletrini, sparo. No, niente, no, zappiamo tutto. Puttana, quella lurida zucchina per insalata. Queste ragazzi erano pure offese vegan, offese vegetariane. Mangiamo subito il principe, sì, mandiamo giù il principe nero, far mangiamo la manzotin. Ma non è che la principessa, fermiamo questo stronzo. E avanti con la mega rapa. Muori, schifoso. Basta con le palle dello zio, non le vogliamo. Esplosioni. Oh ragazzi, aia, ci ha lasciato andare. Attenzione ragazzi, guarda, facciamo una cosa. E allora, eccolo, no, allora facciamo una cosa. Tu sei figlio di una vecchia, sei figlio di un'anziana. Zappa. Ragazzi, ma che stronzata, non l'ho fatto in tempo. Ho voluto cercare di triccare. No. Partirei con il Vangelo secondo Giovanni. Assalto di collagene, assalto di carne in scatola e addosso con la mega rapa. E ma no, ragazzi, anche zio secco, madonna mia quanta sei poco simpatico. Ma andiamo giù la principessa, ma ragazzi il mega schiaro ha fatto il suo lavoro. Torniamo giù di scivola, madonna santa, questo quando lo trisporoniamo almeno gli facciamo vedere i sorci verdi. Guarda i sorci verdi, e avanti col principe, viva l'attacco. Sì, ragazzi, abbiamo tutto. E ma la finite, ma finitela, e porca troia, e non mi farò stiare e battere. Oh, e ho detto che la torre deve andare giù. E ragazzi, adesso porca troia, andiamo giù la principessa. E la chiudiamo però. Oh, raga. Ok. Forse siamo andati un po' troppo cattivi. Ma ragazzi, badiamo Gesù in culo. Mandiamo due corone.
29 coppe e 16 monete. Ragazzi, l'ultima parte dell'attacco è stato qualcosa di letteralmente brutale. Ragazzi, è stato qualcosa di veramente brutale. Ma andiamo a casa al solito tipo con la prediligenza anale. Ragazzi, cazzo, stavolta facciamo due corone. Speravo di fare un'altra bella doppietta di tre corone, ma ragazzi, sta. Due corone a questo. La prima torre ce l'ha infagianata come pochi, ragazzi. Proprio andrà nell'Olimpo dell'ignorantà, dell'idiozia. Niente, ragazzi, questa era la nostra fottutissima settima leggendaria. Ovviamente non mi ha tradito la scintilla. L'ho utilizzata per trovare il baule e lei mi ha ripagato così. Avrei preferito mi ripagasse in un modo diverso, ma fa lo stesso, ragazzi. È comunque una carta fottutamente atomica. E detto questo, ditemi sotto, ragazzi, voi sotto nei commenti, se avete una leggendaria dei quali ne trovate tipo 4-5 tipi e quelle altre siano una volta ogni morte di uovo di Pasqua. E quindi scivoliamo, scintilliamo sta grana, ragazzi, prendiamo tutta la grana. E detto questo, io penso di poter terminare qua anche questo video. Ditemi se anche voi avete la scintilla, se la usate in qualche deck particolare, se avete qualche deck da consigliarmi, lo potremo tranquillamente provare in un prossimo episodio. Ma detto questo, io termino qua questo video. Spero vi sia piaciuto, insomma, e spero di avervi anche divertito. E se così fosse, vi lasciamo un bel pollicione e un commentino. Mi raccomando, ragazzi, un bel pollicione per la scivola. Proviamo ad arrivare a 7000, ragazzi. Mi raccomando, ce la possiamo fare. Trovate Facebook e Instagram in descrizione tra i commenti, come al solito. Vi ricordo, ragazzi, che questo non sarà l'unico video del giorno, quindi c'è anche il video di Flames. Avete visto, andatelo a vedere. O se dobbiamo ancora caricarlo, perché ragazzi non so se questo video verrà caricato dalle 14 o alle 19, comunque sia. Vedete che è tutto. Bella lega. Mi chiamo TJ, he vuelto a mi ciudad, como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio, ha matado a mi madre, balas del adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets, desde Rider, Big Smoke hasta Sweets. Cárgame mi M16, voy a matar a todo el que se cruce como lo veis.